Anche perché, avendo Lucina parlato di carote e microcarote, a tutti ci torna in mente che l'ora di pranzo è passata già da parecchio, quindi. Va bene, allora cercherò di essere brevissimo e voglio fornire giusto qualche flash su questa tecnologia che in realtà innovativa non è, perché in altri paesi non europei si applica abbastanza. Ho cercato di raccogliere un po' di informazioni che vi potessero essere utili. Intanto con fitotecnologie si possono includere tutte quelle attività che sfruttano sistemi biologici per bonificare o per interagire con i contaminanti presenti nel terreno. Per cui, come vedrete, anche il fitoscreening che ha presentato l'Arta Abruzzo fa parte di questo tipo di approccio. Inoltre, sempre l'approccio fito può consentire anche non di interagire direttamente, ma di inibire contatto, per esempio, con la matrice tra la matrice acqua e il contaminante attraverso gli interventi di fitocapping, che poi vedremo. Il layout applicativo, grosso modo, delle fitotecnologie è questo che vedete in questa slide. Quindi, importante è ricordare che sono tecnologie a basso costo, principalmente perché il contributo energetico fondamentale è fornito dall'energia solare. Quindi, attraverso determinati processi, e ce ne sono diversi, si possono trattare varie tipologie di contaminanti, ottenendo da una parte un terreno bonificato e rinaturalizzato, e poi un valore aggiunto fornito dalla gestione dell'eventuale biomassa prodotta. Quindi abbiamo fondamentalmente un approccio che può essere una trasformazione energetica del materiale, diretta o indiretta, quindi passando attraverso la realizzazione di, non so, bioetanolo o biomassa combustibile direttamente, oppure la valorizzazione del materiale derivante dalla piantagione per realizzare materia, oggetti, quindi come materia prima, o mantenerla come stoccaggio di carbonio. Quindi questa è un po' la panoramica. Il concetto fondamentale è quello di cercare di unire dei vantaggi, di trovare dei vantaggi collaterali a un qualcosa che in realtà è una passività, insomma, eccetto casi in cui il valore dell'area ha un valore esageratamente alto, la bonifica è sempre un sanare qualche cosa che qualcuno ha, un danno che qualcuno ha commesso. Infatti, quali sono i fattori che possono influire positivamente, cioè dove le fitotecnologie possono dare una mano? Nel caso di passività ambientali, quindi un soggetto eredita una contaminazione, non è responsabile, ma se la deve gestire. Quindi i famosi siti orfani, di cui spesso le amministrazioni sono chiamate in causa, quindi con i poteri sostitutivi, siti industriali ormai abbandonati, società che falliscono, eccetera, eccetera. Scarso interesse per l'area, quindi abbiamo detto quando un'area non ha un interesse strategico particolare per cui vale la pena bonificare perché riesco a recuperare più di quello che spendo. Quando ho una presenza di contaminazione molto diffusa in aree molto vaste, che possono essere distretti minerari o aree anche di esercitazione militare e soprattutto una contaminazione superficiale e disponibilità di acqua, perché chiaramente le piante hanno bisogno di acqua. Chiaramente ci sono dei fattori limitanti, e, per esempio la presenza di contaminazione a profondità non raggiungibili dalle radici, cosa che può essere ovviata mediante l'escavazione, ma già si perde una parte del senso della tecnologia, cioè quella di cercare di intervenire sulla matrice così com'è, anche e soprattutto per contenere e ridurre i costi. Livelli di contaminazione fitotossici per le piante, quindi quando la pianta non riesce a metabolizzare, a gestire, immagazzinare o controllare il contaminante perché ne è affetta, e quando ci sono dei tempi molto brevi, perché l'area va svincolata rapidamente e quindi non posso applicare una tecnologia che bene o male richiede del tempo. Oh, c'è anche un altro elemento, l'insufficiente preparazione di chi valuta la proposta, e questa è una cosa molto, molto importante perché purtroppo la tendenza, qui abbiamo una sessione sull'innovazione, però la tendenza che c'è normalmente è di dire vabbè, però se me lo rimuovi e me lo porti in discarica sono più contento. Quindi tutti diciamo che tecnologie innovative, sperimentazione, cioè ci dobbiamo muovere verso altre direzioni, però all'atto pratico se dobbiamo mettere la firma su quel foglio,
In genere è difficile trovare consensi. Per esempio, evidenzio una problematica non direttamente collegata al trattamento fito, ma più che altro ai benefici aggiunti di cui vi parlavo, e cioè il problema della biomassa. Quindi, la prima cosa che viene mossa come obiezione a questo sistema è dire: ma la biomassa è rifiuto, non è rifiuto, che cosa ci facciamo, che cosa no? Quindi è chiaro, c'è un buco normativo su questo. Noi chiedemmo già un po' di anni fa l'istituzione di un tavolo tecnico a Ispra per studiare e regolamentare questa cosa. Non esistono limiti di concentrazioni dentro la biomassa per i vari utilizzi. Però ho l'impressione che, almeno che questo problema sia più legato al fatto che queste piante nascono su un sito contaminato e sono coinvolte nella bonifica, perché in altri contesti, ora non c'è tempo di descriverli, vengono tranquillamente accettati recuperi energetici di biomasse senza stare a pensare a questa cosa qui, e parlo ad esempio nella potatura delle viti utilizzate in centrali termiche. Lì il rame forse ce n'è un po' più che in un sito contaminato. Comunque, come valutare l'applicabilità? È chiaro che anzitutto va fatto uno screening generale, quindi soggetto competente, perché chiaramente è diverso se l'attività di bonifica è in mano a un ente pubblico che dovrebbe avere il bene del territorio e quindi anche valutare e considerare attività per il loro valore intrinseco, indipendentemente dal beneficio economico che se ne trae. Previsioni strategiche d'uso del sito, quindi se è un'area che ci deve avere uno sviluppo, che tipo di sviluppo, in quanto tempo, quindi questi sono fattori che possono essere limitanti. E poi un contesto ambientale generale, superfici disponibili, acqua, contesto climatico, perché è un qualche cosa che necessita, in ogni caso come tipo di approccio, una valutazione caso per caso, assolutamente. E poi si può passare, nel caso di accettazione, in una valutazione più di dettaglio, dove chiaramente sono necessarie tutte le informazioni che sono fornite da una caratterizzazione, quindi tipologia, diffusione, concentrazione di contaminanti, più tutte quelle valutazioni invece tipiche dei fitotecnologi e quindi di chi conosce le piante e che ha selezionato piante in grado di trattare specifici contaminanti. Definizione degli obiettivi di bonifica e esecuzione di test in laboratorio e realizzazione di impianti pilota, che in genere è una fase quasi sempre necessaria prima della progettazione definitiva dell'intervento. Un'altra cosa che noto è che tutti ci dicono: ma questi interventi sono troppo lunghi, ma ci vuole troppo, perché chiaramente la pianta estrae o tratta in modo quasi omeopatico il contaminante nel terreno. Abbiamo fatto, attraverso una tesi, una ricognizione delle nostre pratiche presenti in provincia di Terni, concentrata soltanto sui punti vendita carburanti. Quindi parliamo di siti contaminati di dimensioni estremamente ridotte, con contaminanti certi. E questi sono un po' i risultati, quindi dei tempi, dei procedimenti conclusi con certificazione avvenuta a bonifica, vediamo che i 2/3 hanno dei tempi complessivi tra i 5 e i 10 anni. Se andiamo invece alle tempistiche dei procedimenti ancora oggi non conclusi, vediamo che il 60% è tra 5 e 10 anni, ma abbiamo una buona fetta di procedimenti anche tra i 10 e i 15 anni e non sono conclusi. Quindi qua abbiamo un'evidenza sulle percentuali di ritardo dei vari siti. Noi siamo una piccola provincia, una piccola regione, non ne abbiamo tanti di siti. Non so se questa valutazione può essere rappresentativa da un punto di vista statistico, però in ogni caso questi procedimenti sono affetti da tanti ritardi e non mi sembra che questo tipo di tecnologia offra dei tempi tanto incompatibili con poi i tempi che si realizzano operativamente. Le cause dei ritardi sono ascrivibili sia a noi come pubbliche amministrazioni, nelle convocazioni, conferenze e servizi, ma anche nei soggetti responsabili che nicchiano a volte a presentare quello che dovrebbero nei tempi dovuti. In Umbria siamo organizzati così, quindi c'è la Regione che è il soggetto che emana linee guida, disposizioni normative, insomma, e detiene i procedimenti, anche se le istruttorie tecniche sono svolte dalle province.
oltre a fare l'attività di controllo. E poi c'è ARPA Umbria, il mio ente appunto, che fornisce sia supporto tecnico e scientifico agli enti e svolge l'attività poi in campo di campionamento, prelievo e validazione. Abbiamo anche attivato una collaborazione, una partnership con il CNR, IBAF, Università della Tuscia, che svolge attività sotto il nome di REMIDA, quindi studiando, applicando metodologie di intervento sostenibili basate proprio sulle fitotecnologie. Quindi diciamo intorno a questa nostra volontà come ARPA, perché è partito da noi, di offrire alla nostra regione un contributo per risolvere problemi annosi di bonifiche non avvenute, è nato questo gruppo, che è una partner scientifica che si occupa appunto di valutare e studiare e promuovere l'applicazione delle fitotecnologie. Dicevo, ecco, nell'ambito delle fitotecnologie l'obiettivo è quello sì di ottimizzare le potenzialità dei sistemi vegetali, di offrire alle pubbliche amministrazioni interventi non necessariamente definitivi ma anche temporanei in attesa di fondi, finanziamenti o altre soluzioni con costi e impatti contenuti. Ci tengo sempre a ricordare che ogni bonifica ha un impatto ambientale al pari di qualsiasi altra attività e quindi anche l'impatto ambientale delle attività ambientali sono da prendere in considerazione, e poi obiettivi secondari di interesse per il territorio. Quindi un'altra innovazione diciamo, di questo tipo di approccio è quello di cercare di coniugare più cose. Quindi, come abbiamo detto, uno degli obiettivi secondari, anche eventualmente a compensazione economica dei costi di intervento, sono qui riportati, quindi creazione di una filiera di materia prima. Faccio una bonifica con fitorimedio, posso trovare un'applicazione della biomassa che in qualche modo ho dovuto e che mi trovo a ottenere, perché alla fine è una piantagione come tante altre. Creazione di una filiera di energia rinnovabile o realizzazione di serbatoi di accumulo CO2, se il mio intervento prevede di lasciare in sito il materiale vivo legnoso, che quindi può essere contabilizzato con un serbatoio di CO2. Esistono altri obiettivi secondari che riguardano più interventi di compensazione, riparazione e ripristino, quindi sposano e si avvicinano un po' più alla parte la materia bonifica siti contaminati non prende in considerazione, cioè quello del danno ambientale o della ricucitura dei sistemi ecologici. Quindi con questo sistema è possibile anche ottenere rivegetazione, zone ripariali, aree non coltivabili o realizzare zone cuscinetto con aree verdi se siamo in prossimità di zone industriali, per esempio divise da zone invece frequentate, e quindi anche una riconnessione paesaggistica e ecosistemica, cosa che la bonifica secca e sterile a volte non fornisce. Qui ho cercato di presentare un po' un mi sa che è scaduto il mio tempo, ma no? C'ho l'ansia qui ho cercato di raccogliere un pochino i vari sistemi di funzionamento che prima abbiamo visto descritti in dei processi tecnologici. Quindi da una parte abbiamo per esempio il rizorimedio con il quale si sfrutta l'interazione soprattutto di una parte della pianta, la rizosfera, con i contaminanti di natura organica o anche inorganica, e attraverso interazioni con batteri, protozoi e altre creature si ottengono processi sia di degradazione del contaminante, per cui in questo caso per esempio la biomassa legnosa ne rimane al di fuori, o processi di immobilizzazione del contaminante stesso. Ci sono esempi di applicazione, uno che è ormai concluso e su cui sono stati diciamo confermati i dati riguarda il sito della Valle del Sacco, il trattamento dell'esacloroclesano. Non ho riportato quello, qui ho riportato un'attività più recente svolta su un sito a Taranto, e quindi dove dal 2013 al 2014, quindi in un anno di coltivazione con pioppi, è stata notata una riduzione di concentrazione di PCB e metalli pesanti. Vado veloce perché tanto l'obiettivo non è descrivere questi interventi.
Poi c'è il fitocapping, che è un'altra possibilità che i sistemi vegetali offrono in alternativa ai capping sintetici, con un vantaggio che una struttura vegetale viva, correttamente colturata, consente un irrobustimento e un miglioramento dell'effetto di filtro alla percolazione delle acque, esattamente l'opposto che otteniamo invece da un materiale plastico che chiaramente ha una degradazione che porta nell'arco di un trentennio alla distruzione quasi completa del materiale. Oltretutto la presenza di un sistema colturale impedisce qualsiasi altro tipo di coltura già esistente, offrendo anche un'eventuale redditività a un'area che altrimenti rimarrebbe priva di questo di questo effetto. Un'applicazione nel nostro SIN di Terni nell'area di Papigno, quindi una ex discarica asservita all'impianto di calciocianambide e una piccola discarica in zona Foligno, una discarica di RSO. Poi fitoscreening non c'è bisogno di dire null'altro perché la collega ha già descritto ampiamente e vi ha dato prova di come può essere utile questo sistema in valutazioni qualitative preliminari e anche noi abbiamo svolto. Ecco, hai visto? Allora, va bene, vado avanti. Fido disidratazione, altro elemento importante per la disidratazione di matrici fangose. Stiamo lavorando per cercare di trattare i fanghi dei bacini di produzione idroelettrica, che prima non erano contaminati perché non c'erano i limiti, adesso sì, quindi è un tentativo che stiamo facendo. E le fitobarriere per impedire la laminazione di acque contaminate o il trattamento di acque che provengono da depositi, eccetera. Che cosa vi volevo dire? Le occasioni di aggiornamento sul fitorimedio. Noi come Arpa Umbria organizziamo un workshop biennale, c'è stato nel 2011, nel 2013 ci dovrebbe essere quest'anno. Gli atti sono pubblicati integralmente e scaricabili sul nostro sito. Reconet, la rete nazionale sulla gestione e bonifica dei siti contaminati, ha attivato un gruppo di lavoro proprio per l'approfondimento sulle attività di bonifica con fitotecnologie. Come dare voce alle tecnologie innovative e sostenibili? C'è un nuovo schema ETV, Environmental Technology Verification, che consente di certificare l'innovazione e il contributo alla qualità ambientale di una nuova tecnologia. È uno schema in sperimentazione in Europa e in altre parti del mondo, ma è attivo nel senso che ci sono istituti che già certificano. Vabbè, concludo. Le fitotecnologie quindi rappresentano un'alternativa fattibile e utile in determinate circostanze, chiaramente non sono una panacea, e possono integrarsi con altre tecnologie convenzionali per migliorarne gli effetti. Io vi ringrazio e buon appetito.